Nel cuore dell'estate la liturgia ci fa puntare gli occhi su Maria per contemplare le sue virtù ed il compimento della sua vita, la sua assunzione in cielo. Questa festa dice che l'Immacolata Vergine, preservata da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo. Ma la Chiesa vuole usare questa festa per celebrare l'infinito dono del Padre all'umanità, che è Maria l'Immacolata. Maria è una Vergine e piena di grazia, è piena di grazia perché senza peccato. Tra i nati di donna non c'è una come lei, è l'unica creatura concepita senza peccato, solo lei è la tutta bella, pura, santa. Quindi oggi contempliamo le sue virtù, la sua fedeltà a Dio, la sua umiltà, la sua disponibilità, la sua generosità, la sua disponibilità totale. Maria riconosce Dio come l'unica ragione del suo vivere, vivendo perfettamente il comandamento dell'ascolta Israele. Quindi ama Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente, con tutta la sua anima, con tutte le sue forze. Dice un sì definitivo, un sì totale a Dio, sì per tutta la sua vita. Da quel sì gioioso all'annuncio dell'angelo fino a quel sì doloroso, tragico, ai piedi della croce. Noi invece abbiamo paura di dire un sì totale a Dio, perché pensiamo che il nostro sì a Dio ci costa troppo, per cui il nostro sì è sempre condizionato. Un sì, ma un sì se, un sì perché. Allora, a volte quando diciamo il sì, diciamo sì se il Signore fa questo per me, sì, ma dipende. Quindi carissimi, credere in Dio vuol dire mettere tutta la nostra vita totalmente nelle mani di Dio e mettere Dio al primo posto nella nostra vita e far penetrare Dio in tutti gli spazi del nostro vissuto, del nostro essere. Maria ci insegna a non dire mai Dio non c'entra niente con questa parte della mia vita, Dio non c'entra niente con questa dimensione privata della mia vita. Quindi Maria ci insegna invece ad essere presenti con tutto noi stessi nella relazione con Dio. E poi Maria è una signora dell'umiltà. Ciò che Eva ha perso con la superbia, Maria l'ha guadagnato con l'umiltà. È per questo che lei diventa una nuova Eva. Eva si nasconde al richiamo di Dio, ma Maria invece fa al contrario, va incontro a Dio. È disponibile, dice: eccomi, sono la serva del Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita. E in questa dichiarazione, eccomi, Maria, vuotandosi di se stessa, dispose il suo cuore affinché fosse colmato o ricolmato da Dio. Quindi per poter essere ricolmato da Dio, prima bisogna spogliarsi. E questa spogliazione ci vuole umiltà. Il libro dei Proverbi, capitolo 15, versetto 33, dice: prima della gloria c'è umiltà. Abbassamento è una delle pratiche più difficili, ma è un'ottima scuola. Ci aiuta a riconoscere noi stessi bene, così come siamo, i nostri limiti, le nostre debolezze, senza finzioni e autoinganni. Senza l'umiltà tutte le virtù diventano vizi. La prima lettera
di San Pietro, capitolo 5, versetto 5, dice: rivestitevi tutti di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiltà non è stupidità. La piccolezza non è debolezza. L'umiltà invece ci porta le benedizioni di Dio, ci porta la fortuna, vittoria, grazia. Il libro dei Proverbi, capitolo 22, versetto 4, dice che i frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita. Quindi, carissimi, oggi siamo invitati a guardare a Maria, al suo sì, alla sua disponibilità, alla sua umiltà, il suo amore per Dio e per l'umanità. La sua storia è un insegnamento per noi. Come Maria, anche noi possiamo diventare il canale attraverso il quale Dio entra nel mondo, il canale attraverso il quale Dio dispensa la sua grazia all'umanità. Che Maria Santissima interceda per noi ora e sempre. Amen.